Grazie Presidente. La Fontana, come sa Consigliere Bordoni, è stata oggetto di interventi puntuali nel 2001 e nel 2005, ma la ragione per cui versa ancora oggi nelle condizioni che lei rileva è esattamente che sono stati fatti lavori puntuali, il cui esito è stato del tutto insoddisfacente. Quindi sono stati impiegate delle risorse pubbliche con un esito non corrispondente alle attese. La Sovrintendenza capitolina ha già sviluppato un progetto preliminare che prevede un intervento viceversa strutturale sulla fontana dello Zodiaco, che riguarda sia il trattamento biocide e rimozione della vegetazione infestante, la rimozione delle incrostazioni, ma anche stuccature e delle fessurazioni e consolidamento, perché nella vasca ci sono dei problemi di consolidamento della struttura stessa. Come forse lei sa, abbiamo inserito questo progetto nei lavori da finanziare attraverso Mecenati per Roma, che è il meccanismo attraverso cui la Sovrintendenza raccoglie risorse per intervenire laddove i fondi non sono sufficienti. La stima dei lavori fatta dalla Sovrintendenza in caso nell'ambito di una progettazione avanzata è di circa 140.000 euro, quindi non è una somma irrisoria. Voglio chiarire che, ove non fosse possibile reperire i fondi necessari attraverso donazioni di privati, in tutto o in parte, sarà poi nostra cura valutare dove e come trovare dei finanziamenti nell'ambito dei fondi Roma Capitale, e su questo eventualmente potrà intervenire anche il Consiglio in fase di assestamento di bilancio. Aggiungo che trovo una considerazione così, mettiamo tra parentesi, è che dal 2005 a oggi quella fontana è stata lasciata in sostanziale abbandono e senza interventi di manutenzione, e che divenga oggi, esattamente a 12 anni di distanza dall'ultimo intervento in cui esito si è dimostrato fallace nell'ambito dei due anni successivi, divenga oggetto di un'interrogazione. Però spero di aver dato le informazioni richieste e con esse l'impegno dell'amministrazione, già trasformatosi in una progettazione da parte della Sovrintendenza, a intervenire ovviamente nei limiti della disponibilità delle risorse. Grazie.